Il tema della Giornata Mondiale dell'Acqua di quest'anno, 2020, è acqua e cambiamento climatico. Purtroppo ci troviamo in questi giorni ad affrontare un'emergenza sanitaria straordinaria che ci obbliga a stare a casa, ma possiamo approfittare di questa sosta forzata per riflettere su alcuni aspetti messi in luce dall'attuale situazione, che si ricollegano anche al tema dell'acqua e del cambiamento climatico. Uno di questi aspetti è la gestione dei servizi pubblici, che in questi ultimi 30 anni è stato oggetto di tagli indiscriminati e privatizzazioni nel nome del mercato. Gli effetti di queste politiche sul servizio sanitario, per esempio, sono drammaticamente sotto gli occhi di tutti in questi giorni. Ma anche per l'acqua il discorso non è molto diverso. E se non cambiamo il sistema ora, il futuro non potrà che riservarci altre tristi emergenze aggravate dal cambiamento climatico in atto. Il Comitato Acqua Pubblica di Torino sta combattendo da anni questa battaglia per l'acqua bene comune. Sentiamo Mariangela e Ilaria. Il primo rimedio per far fronte al cambiamento climatico è ridurre lo spreco idrico. La stessa SMART, la nostra azienda dell'acqua qui a Torino, ammette che ogni anno spreca 92 milioni di metri cubi d'acqua all'anno. Perché non investe per ridurre lo spreco idrico? Perché farebbe meno profitti. E SMART è un'azienda di proprietà pubblica, ma gestita secondo i criteri del mercato a fini di lucro. Questo deve cambiare. Non possiamo andare avanti così, peggio tornare come prima. Da 10 anni, come diceva Manu, il Comitato Acqua Pubblica di Torino si batte perché le finalità dell'azienda SMART siano invece l'utilità sociale e ambientale. La prossima assemblea dei comuni soci SMART deciderà se trasformare l'azienda in azienda speciale di diritto pubblico, come un ospedale, una scuola, un laboratorio. Perché? Perché il nostro voto del referendum del 2011 sia finalmente rispettato. Il 12 e 13 giugno del 2011 abbiamo votato 2 volte sì per l'acqua bene comune e il secondo quesito era quello che riguardava i profitti nelle tariffe. La tariffa dell'acqua è in questo momento regolata in base alla legge che disciplina il servizio idrico integrato, la cosiddetta legge Galli. Il servizio idrico integrato comprende tutte quelle attività che consentono oggi all'acqua potabile di arrivare ai nostri rubinetti, dal prelievo dell'acqua nel proprio ambiente naturale, al trattamento per renderla potabile, fino alla distribuzione e all'allacciamento alle nostre case. La tariffa quindi costituisce il corrispettivo che noi stiamo pagando a copertura di tutti i costi, compresi anche gli investimenti che servirebbero a rendere il sistema più efficiente e che i gestori dovrebbero garantirci anche insieme alla qualità del servizio. L'ente che oggi determina i principi e i criteri con cui viene determinata la tariffa si chiama ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, e risponde al Governo e al Parlamento e non al Ministero dell'Ambiente. Quello che potremmo definire un vero e proprio carrozzone, perché da quando si occupa di acqua, cioè dal 2013, la tariffa viene determinata con calcoli poco trasparenti, che hanno portato ad esempio nella nostra provincia ad un aumento del 160% dei profitti per i gestori. Che cosa chiediamo? Chiediamo una tariffa equa e trasparente che tenga conto dei costi e degli investimenti realmente sostenuti e non di costi fantasiosi che servono ad arricchire le tasche dei gestori. E poi chiediamo che venga eliminata la pratica vessatoria dei distacchi che garantisca il reale quantitativo minimo vitale a tutti. L'accesso all'acqua, come dicono le Nazioni Unite nella risoluzione del 2010, è un diritto umano universale. Come ci riusciamo? Iniziando a chiedere a gran voce l'eliminazione del costoso carrozzone che in questo momento ARERA rappresenta, perché se nel 2011 abbiamo votato era perché si scrive acqua e si legge democrazia.